È partito Enrico Bedovini, partito benissimo. Stendio lancio, benissimo, benissimo, bello nell'impatto. Sembra un 5, sembra un 5. Il primo cavaliere l'annuncio del quartiere di Porta Sant'Andrea. Guardiamo Bedovini che è lì. Ha marcato. Qui è il momento. Punti 5. 5. 5 confermato. Adesso, subito in testa Sant'Andrea, subito una giosta ad altissimo livello. E adesso per gli altri è andato Gian Maria Scorteggi, partito benissimo, bravo Gian Maria. Adesso vediamo l'impatto, molto deciso sull'impatto, ed è un 5 pieno, il primo 5 pieno di Gian Maria Scorteggi. 5 c'erano dubbi, ma è stata una carriera davvero straordinaria, con un 5 considerato anche le difficoltà in partenza, straordinaria da quella di Bedovini di prima, straordinaria questa con un 5 che è proprio, lo vediamo adesso, è perfetto. Ha centrato perfetto il pomodoro dopo 2-5, vediamo un po', Andrea Vernaccini è chiamato a fare il un bel punteggio. Grosso, sì. Partito. Partito Andrea Vernaccini. Molto bene, la cavallina sta andando bene. Andrea molto avanti con il braccio e quattro. Fa un forse un 4 il 3 però, 4-3. È nella linea. 4-3. Il primo annuncio del quartiere di Porta del Foro ha marcato. Punti 4 4-4, buon punteggio per Porta del Foro. Andrea non è riuscito a correre la carriera, diciamo, a tappare il 5, ma insomma quartiere di Porta Crucifera, comunque il suo quartiere ha la possibilità. Eccolo qua, eccolo qua. Il cavaliere deve essere in grado di tenerlo, ed è in grado. Adesso va, sembra che è partito. Bravo, è andato, bella partita, partito molto Alessandro bene, Vannozzi. Molto meglio di Giulio Alessandro. Però è un 4 verticale, quattro, ha fatto lo stesso tiro, sì, il giorno di prova di venerdì. Ritenuta la carriera disturbata, disturbo della il carriera. Maestro di campo probabilmente ordina la ripetizione della carriera. Centrano tutto, sì. In tutti Alessandro i modi è partito. Partito un po' largo, Alessandro, sì. Alessandro deve correggere la carriera e è un 4. Sempre 4. Ha marcato punti 4. Ha lasciato un ha po' di ha fatto un po' di suo spazio, sì. Però allora 2-5 per Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito, 2-4 rispettivamente Porta del Foro e Porta Crucifera. Stefano Chierici. E adesso Stefano Chierici, vediamo la lancia spuntare, partito è partito Stefano Chierici. Stefano punta il 5 e lo fa e lo trova il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4 colpo di scena clamoroso, clamoroso. Attenzione, la Sant'Andrea è partita adesso la rivolta, la protesta, contro la giuria. Protesta contro la giuria. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea. Attenzione perché stanno assaltando la giuria. Devo togliere i punteggi, guarda. Devo togliere i punteggi, non lo vediamo. Guarda, ecco che play, attenzione. Vediamo la partenza. È andato, benissimo, subito. Elia ci cerchia. Ci siamo, è deciso. Ed è non lo so. Questo è difficile. Risultano. A me mi sembra un 4. Ha marcato punti 4 è spareggio sicuro. Questa volta avevamo visto bene, di nuovo tutti in gioco, oltre lo spareggio, sì. Di nuovo posso, tutti in gioco, sì. Serve un 5 per certo. Vediamo adesso, sì, è 4. Al fermo immagine, sì, almeno 4. Sembra 4 e poi va partito Andrea Carboni. Partenza molto bella, la lancia estesa. 5. E sembra un 5! Sembra un 5! Sembra un 5! È un 5! Sembra un 5!
il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 5 il primo 5 della carriera di Andrea Carboni, c'è un'esultanza dei tifosi bellissimi di questo nuovo corso di Porta del Foro che da Cenerentola oggi è protagonista al pari degli altri. Partito velocissimo, subito velocissimo, molto sotto Filippo molto Fardelli sotto. Una carriera molto sotto, decisissimo. No, aia, sono 4 verticali. Ha marcato, è inquadrato, abbracciato da tutti. 4. Guarda che bello, 4 punti. Ok, Porta Sant'Andrea e tocca a Vedovini. Lo attende lì sulla linea deciso. Bianca. Subito Vedovini. Partito. È andato Enrico Vedovini. Molto bene di nuovo. Grazie. Primo spareggio. Molto bene, molto bellissimo. Ed è un 5. 5 a 5. Sembra un 5 di nuovo. 5. 5. 5. 5. Porta Sant'Andrea. Porta subito in alto il livello degli spareggi. Il cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito. E adesso vediamo come risponde Porta Santo Spirito. Vediamo Santo Spirito. Elia testa. Elia alta. Cicerchia deve fare partito 5. Partito benissimo. Di gran carriera. Elia Cicerchia. Deciso. Verso l'impatto. Ed è un 5. 5. Ed è un 5. Un altro 5. Ha marcato punti 5. 5. 5. Bellissimo. Ecco il fermo immagine. Andrea Carboni. Molto bene. Carriera perfetta. Lancia. Molto ferma, è andato fuori. Oltre. Ha marcato punti 2. 2, vabbè, si capiva che era un punteggio basso. Stefano Chierici. È andato. Perfetta. Partenza Stefano perfetta. Chierici. Bellissima carriera, Stefano può fare bene. Ed è 5. Sembra un 5 anche questo. 5. Sembra un 5 anche questo. Ed è 5. 5. 5 invece. 5 invece. Ed è 5. L'informazione è sbagliata. Ci abbiamo preso noi. Eccolo, vediamo. Ed va. Gianmaria Scortecci. 5 per stare in corsa. Deciso, deciso, molto veloce. Allargato però il cavallo, vediamo. Forse ci è riuscito. Forse l'ha preso. Forse ci è riuscito. Sì. Ha marcato punti 5. 5. Rimane in corsa. Guarda, guarda, guarda. Ecco, ecco. Ennesima carriera, finora ha fatto sempre 5. Partito e ci riprova di nuovo. Di nuovo. Non c'è il resto. È un altro 5. Sì. Sì. Ed è pieno. Un altro 5 pieno. Punti 5. 5. Corre la carriera. Dentro fuori, ancora. Ci siamo. Ultimi consigli del partito. È andato. Elia Cicerchia. Anche questo è un po' dubbio, tra il 5 e il 2. Ha marcato punti 2. 2. Porta Sant'Andrea conquista la sua 35esima lancia della storia dopo una giostra palpitante interminabile con una spinza incredibile di 5 alla fine. È Porta Sant'Andrea che torna al successo nel suo giorno preferito, perché il 6 settembre ha vinto 5 lance su 8 giostre. Alla fine è arrivato, vediamo, eccolo. Anche lì a bravo di poco, ragazzi. Sì, si di parla pochissimo. Di quel millimetro, sì, che si diceva infatti all'inizio. Parliamo di niente, veramente di un niente nella giornata delle eccellenze. Il 5 è sempre un tiro difficilissimo anche per noi, perché l'hai visto quanto è vicino il 2 e il 3, e farne 3 in una giostra credo che però è un frutto di un lavoro meticoloso, di un cavallo fantastico, gente contorno che ti sostiene fino alla fine, mi viene da piangere, basta. Una vittoria dopo tutto quello che è successo. La febbre più spesso. Lottare, come ho detto, lottare fino a fondo. Non è che avevi preso il virus della vittoria. Sei un matto, sei. Siete a chi la dedichi? Un po' a me, perché ho lottato veramente. E un po' al mio amico Luciano, che
lui ha lottato di più, lui ha lottato di più. 8-5, tre ore di spettacolo, un livello altissimo come non mai. È stata una giostra indimenticabile l'edizione numero 130 dedicata a Giovanni Severi. Alla fine il trionfo è stato per Porta Sant'Andrea, che ha conquistato la sua 35esima Lancia d'Oro con una coppia straordinaria. Enrico Vedovini, che ha inanellato 3-5, che insieme ai due di Chierici hanno portato la Lancia d'Oro in via delle Gagliarde. Santo Spirito ha dato battaglia fino all'ultimo con i primi 2-5 della carriera di giostratore di Gianmaria Scortecci. Il 2 di Cicerchia, nell'ultimo spareggio, in quello che rimarrà comunque un ottimo tiro, ha tagliato fuori il suo quartiere. Anche Porta del Foro è stata protagonista fino in fondo, accedendo alla prima carriera di spareggio grazie al primo 5 di Andrea Carboni. Il quartiere può andare fiero dei suoi ragazzi. Amara uscita per Porta Crucifera, nella serata dei 5 Fardelli e Vannozzi hanno mancato l'appuntamento con il centro. E la notte biancoverde nel frattempo è stata una sbornia di gioia ed euforia. Una giostra indimenticabile. Sì, dai, è una delle più belle queste, è una delle più combattute, una delle più belle. Dai. Forse non un caso, alla fine insomma è stata la grande lotta col quartiere che più si è avvicinato a voi negli ultimi anni. Sì, si è avvicinata a noi perché sono comunque dei ragazzi splendidi, poi magari la mia situazione l'ha caricata un pochino di più per starci vicini. Ho lottato, abbiamo lottato insieme fino alla fine e ci hanno ripagato di questo. Allora, adesso dirà che è troppo facile fare 5, adesso diranno quelli che dicono questo, però siete stati eccezionali. Ma io lo so da me che non è facile, perché anche le due giostre passate ci ho tirato e non sono riuscito a farlo, però mi sono messo lì, ho lavorato ancora di più, ho trovato altri cavalli, ancora più impegno. Intorno mi dicevano un po' che ero un po' pazzo, però questa giostra andava vinta, perché Sant'Andrea è un quartiere fantastico e bisogna che una l'anno ce l'abbia, non può stare un anno senza la Lancia. Anche il tuo Stefano sembrava al 5 poi nella seconda carriera. Io l'impressione che ho avuto io, che comunque era molto molto fitto, però è chiaro che un tiro in quel modo non è poi giudicabile in una frazione di secondo, che è la mia nel tiro, però insomma io ci speravo perché l'avevo visto bene. Tutti in coro, canteremo tutti in coro, e da noi la Lancia d'Oro.